Eccoci ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Marco Casario, come al solito il video mattutino che giro in palestra questa mattina un po' più tardi perché è sabato, pensavate che non mi allenassi, invece mi alleno anche di sabato e oggi voglio raccontarvi un po' l'importanza di avere delle strategie e delle regole da seguire. Che cosa è successo sul mercato delle cripto? È successo che ci aspettavamo una flessione e la flessione era cominciata, quindi la correzione dei prezzi, e io mi ero messo delle soglie di attenzione sia su Bitcoin che sulle altre criptovalute, ma queste soglie di attenzione non sono mai state toccate perché il prezzo che cosa ha fatto a un certo punto ha preso ed è ripartito Bitcoin portandosi dietro tutte quante le cripto, e quindi purtroppo i livelli di prezzo che avevo che mi ero prefissato non sono stati toccati, sono stati sfiorati ma non toccati, quindi non ho avuto la possibilità di entrare e di aggiungere posizioni al mio portafoglio di criptovalute. E voi adesso vi potreste domandare, perché magari nella mia stessa situazione ci siete anche voi, e adesso che cosa facciamo? Adesso devo assolutamente trovare il modo di entrare. Attenzione, fermatevi, state attenti, perché questo è il momento in cui potreste invece fare qualche cavolata. Non cercate di entrare per forza a mercato. Se avevate delle regole, se vi eravate messi dei prezzi ai quali eravate disposti, che eravate disposti a pagare per entrare all'interno per aggiungere posizioni al portafoglio, semplicemente per comprare per la prima volta Bitcoin, Ethereum, Dash, eccetera, e non sono state toccate, fermatevi. Le strategie servono proprio a questo. La strategia salva il trader dal commettere degli errori che possono poi portarlo a perdere o a compromettere il proprio capitale. Soprattutto se siete degli investitori di breve termine, quindi non avete intenzione di comprare una cripto per tenerla 6 mesi, 1 anno o 2 anni, in quel caso il discorso è completamente diverso. Il mio caso era quello in cui volevo comprare Bitcoin, ma volevo comprarlo, Bitcoin e altre criptovalute, per valutarlo nel breve termine. A quei livelli di prezzo non c'è mai arrivato e allora non mi interessa, non prenderò, in questa fase non lo prenderò. Che cosa ha portato a ricominciare e a salire, a far salire il prezzo? Probabilmente l'annuncio ufficiale che è pronto il future del CME di Bitcoin, probabilmente questa notizia ha attratto interesse e un entusiasmo è stato registrato sul mercato di Bitcoin, che infatti è tornato a sfondare i $10,000, vedremo che cosa succederà. Fatto sta, ho perso le mie soglie di attenzione, ma questo è il messaggio importante di questo video. Non mi interessa, avevo delle regole per questa strategia, per questa particolare strategia avevo delle regole, quelle regole di innesco, quindi le regole di entrata a mercato non si sono verificate e allora non fa niente, perderò l'occasione, se ne presenterà un'altra. Nel mercato ci sono sempre occasioni, soprattutto per quanto mi riguarda. Io non ho solo il mercato delle criptovalute, uso anche i mercati finanziari classici, dal forex alle materie prime all'azionario, quindi di opportunità ce ne ho praticamente tutti i giorni. Però non fate l'errore adesso di incattivirvi e di voler entrare per forza a qualsiasi prezzo, perché pensare di aver perso il treno potrebbe essere un errore, quindi massima attenzione. E niente, questa flessione ci ha un po' fregato, è stata più corta e più veloce di quella che ci aspettavamo. È il bello dell'imprevedibilità nel bene e nel male del mondo delle criptovalute. Ragazzi, mi continuo ad allenare, noi ci vediamo prestissimo e buon trading a tutti, ciao.